Ciao a tutti ragazzi, Bela lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Blasphemous 2. Dunque, nell'ultimo video abbiamo avanzato col nostro backtracking, ho preso un bel po' di roba, devo andare con un attimo ora a potenziare la mia vita e così via. E poi continueremo a prendere quello che manca. Prima di cominciare, come al solito, mi raccomando, lasciate un like ed eventualmente iscrivetevi al canale per seguire tutti i miei contenuti. Allora, stavo dicendo, qua siamo messi abbastanza bene. 94% di completamento, 31 di 33 pistolotti là in alto a sinistra, uno so dov'è, ma non posso ancora prenderlo perché uno di loro, ragazzi, è qua. Ora vi faccio vedere dov'è. Qui. Mi manca le bra delle luci, mancano un po' di cose. Qui devo andare a vedere poi cos'è questo forziere, ma prima di fare questo andiamo di qua a potenziare la nostra vita. Vediamo cosa riusciamo a fare in questo video. E comunque siamo agli sgoccioli, ragazzi, non manca moltissimo. Eccoci qua. Consegniamo calice. Now I shall enhance the vital light. Bene. Although mine own blood does not cease to flow. Your body can take no more of it. Ecco, e questo era l'ultimo potenziamento per la vita, in teoria. Consegniamo anche il ricettacolo. Now I shall grant. Bene, 6 boccette. There is no more room for vials in Ok, my vault. anche qua abbiamo completato. Forse abbiamo finito, eh. Non ne sono certo, ma forse abbiamo terminato col potenziamento della salute. Eh sì, vedete, si è rotto il coso, cioè è rotto il coso. Vedete, ora è completamente spellata. Nessuna risposta. Allora, adesso andiamo all'inginocchiatoio e valuto dove andare. Volendo posso anche iniziare la parte finale in questo video, eh. Però ovviamente non finiremo oggi il gioco, voglio fare poi un bel finale dove ci facciamo i boss che restano, eh. Tutto in una volta. Ah, cavolo, la statua, è vero. Fatemi vedere se è rotta. No, non ancora, vedete la fanciulla. Si deve rompere ancora una volta. Vediamo dove andare. Perché lì ho messo un forziere? Che cosa che c'era? Non mi ricordo. Ah, cavolo, qua però la ninna nanna l'abbiamo completata, devo andare a vedere, adesso andiamo a vedere. E poi andrei un attimo qua, la corona di torri. Qua al palazzo dei ricami, anzi andiamo un attimo al palazzo dei ricami, va? Questi me li evito. Qua, come mai c'è il tesoro? Che è sotto qua. Non ho preso qualcosa? Ah, non ho preso quel forziere lì, infatti. Ora devo aspettare che sale e sfruttarlo. Ok, perfetto. La tempesta, altra scultura, andiamo a vedere che cos'è. La tempesta.
Dov'è che è? Non ho visto bene l'immagine, perdonatemi. La tempesta aumenta i danni da fulmini più 15%. Può essere buono se utilizzate Sarmiento e Centella. Ok, quindi qua posso rimuovere il tesoro. Perfetto. Torniamo all'inginocchiatoio. Allora, quindi ora devo pensare dove andare. Là ci devo andare, ragazzi, perché qua devo trovare il mercante che mi dà Debla delle Luci. Non so dove è finito, nella mia memoria mi pare che l'avevo trovato qui alla Corona di Tori. Facciamo un salto qui. Mamma, che bella sta host. Vabbè, qua se riesco me li evito questi. No, ho schivato. Voglio provare ad andare dritto, poi andiamo a vedere su di qua. No, qui c'è l'ascensore che ci porta giù. E non c'entra nulla, devo andare sopra. Vabbè, già che siamo qua, parato pure in anticipo. Evito per far prima, ragazzi. Na 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 na. Non mi ricordo dov'è, ragazzi. Questa è una bella. Un bel problema. Vabbè che se giro lo troviamo, però capisco che sia abbastanza noioso come cosa. Vorrei che fosse qua. O l'ho missato da un'altra parte e prima dobbiamo trovarlo da un'altra parte e poi veniva qua. Sono abbastanza certo che poi il mercante veniva qua e sono abbastanza certo di aver ottenuto qui Debla delle Luci nella mia blind run. No, qua sto andando. No, non dovevo andare qua. Però no. Cazzo. Proviamo un secondino qua. No. Sì, sono un po' un pirla perché potevo guardare. Ma che cazzo? Mi bodybloccavo. Potevo guardare una guida per vedere dov'era. Per velocizzare il tutto. Non ci ho pensato. Qua devo provare a vedere. Andiamo giù tutto. Ma vabbè. Col rientro dell'arma mi ha preso.
Se non sbaglio. No, qua c'era l'altro. Io mi ricordo che lo si incontrava sul ponte, quello di luce. Qua è un problema. Qui dove ho messo il segnalino. Dov'è che... no. Lì sotto devo andare, però... Eccolo! Finalmente! Questo ragazzi è devastante, se riuscite potete prenderlo anche prima di affrontare Sinodo, Inno dalle Mille Voci e così via, ed è un grande aiuto contro i boss, questa magia. In più è ancora più forte con la combo che ho fatto io di sculture, perché appunto aumenta i danni mistici, e come potete vedere qui in bocca un raggio di luce che infligge danni mistici. Prendiamolo assolutamente. But you never know what may turn up on these paths. Pray come back later, penitent one. Penitent one. Benissimo, ragazzi. We have no more... Pray come back... Bene. Quindi stavo dicendo. Ah, andiamo assolutamente a metterlo tra. No, ho sbagliato. Debla delle luci. Allora, vedete, aumenta i danni da preghiera più 25% e in più, ah no, devo farci la build poi, con la build apposita creo la risonanza appunto che mi aumenta i danni mistici, però devo mettere la build apposta e diventa devastante Debra delle Luci, no? Allora, ho fatto questo. Dai, andiamo qua che l'inginocchiatoio è vicino. Ora, andiamo a recuperare uno dei pistolotti. Ma levati dalle... uno dei pistolottini che mi manca. Li chiamo così perché non mi ricordo mai il nome corretto. Io li chiamo pistolottini. Ecco, teletrasporto tra inginocchiatoi e andiamo... finalmente qui. Ah, tra l'altro che cool, c'è qua ancora lui. The ancient cathedral has emerged from the dark inky sea. Never did I think I would see this with these old eyes of mine. Pray, why does the miracle wait till now to bring it to the surface? E qua ci dà un punto martirio per 12.000, andiamo subito a prenderlo. We have no more items left. Pray, come. E qua si ritrova poi da un'altra parte, non so dove però. Poi lui mi sa che va via da qua. We have no... Pray... E ora finalmente appunto con Debla delle Luci, ragazzi, possiamo prendere questo. Si poteva prendere anche in un'altra maniera, ma questa è quella che trovo più comoda. E ne manca uno. Ora però è come trovare un ago in un pagliaio. È come trovare un ago in un pagliaio. Sarebbe stato comodo almeno per quello avere un punto di riferimento, no? Se ci fossero stati segnati sulla mappa avrei preferito. Allora, proviamo ad andare qui. A vedere se mi fa fare la prova lì. Qui. No, perdonatemi, qui. Che è più vicino. Debra delle Luci lo uso anche molto con i boss finali. È veramente utile. Vediamo se...
Nessuna risposta. Perché mi manca il pezzo della Nina Nanna. Però mi è venuta in mente una cosa, ragazzi, per la quest. Vediamo. Per la quest quella della busta chiusa che era un casino. Allora. Mi dimentico sempre che non posso arrampicarmi su quelli. Su quelli lì che cadono, per intenderci. Ma vaffanculo. Ecco, se non sbaglio si prosegue da qua, vediamo un attimo cosa dice la busta. E cercando un angolo tranquillo in cui riflettere sui miei peccati, mi imbattei in un luogo apparentemente abbandonato, antico e sacro. Un precipizio si estendeva davanti a me. Dovrebbe essere questo, dobbiamo stare fermi in teoria. Dovrebbe. Vedete? Busta chiusa. Però è complessa come cosa, è pieno di precipizi, Blasphemous 2. Vagavo smarrito e disperato per quel luogo lugubre in cui l'aria era immobile. Infine trovai una vecchia campana che giaceva in pezzi a terra, accanto a uno dei tanti muri che avevo incontrato durante i miei viaggi. Quelle pareti minacciavano di intrappolarmi per sempre. Dalla mia frustrazione nacquero numerosi colpi inferti con il mio bastone. Non so come sia successo, ma quei suoni sordi, che un tempo sarebbero stati musica per le mie orecchie, improvvisamente mi fecero sentire più sveglio, più vivo, più attento, e intravidi un passaggio dietro l'ombra della campana, una via d'uscita finalmente. Ecco, qui adesso, se non sbaglio, se non ricordo male, bisogna recarsi alla madre delle madri e cercare appunto questo passaggio per continuare la quest. Beh, potrei anche farlo, visto che siamo qua, non mi costa nulla, e tra l'altro c'ho l'inginocchiatoio qui. Proviamo ad andarci. Dovrebbe essere tutto a destra se non vado errato. Ho sbagliato tasto, perdonatemi. Sì, questi mi lievito. Dovrebbe essere di qua. Sono un coglione. Vedete? Ecco. Forse è qui. O forse questo sembra una delle sculture che ho io, eh? Ma questo è quello della quest del primo Blasphemous, penso, è raffigurato in. Non mi ricordo come si chiama, quello che camminava, vi ricordate? Dovrebbe essere lui, però mi sfugge il nome al momento. Non è qua qui, merda. Non è qua quindi. Io ricordavo che era di qua. Facciamo un giro alla veloce.
Non mi sto sbattendo altamente dei danni di proposito, tanto sono pochi. Eh no, qua non mi ricordo mica. Ero convinto fosse là, non vorrei che effettivamente è quel muro là dove c'è quella statua che abbiamo visto poco fa e c'è un modo per aprirla. Forse devo stare fermo là dove c'è la statua. Effettivamente non l'abbiamo provato. O non vorrei che fosse qui. Andiamo a vedere, tanto posso andare anche da qua. Non posso scendere, no. Ecco, sentite che qui c'è il suono che appunto è dato da questo, ve lo faccio rivedere perché se lo fosse perso. Ferite cesellate. Emette un suono spettrale quando siamo appunto in prossimità di angoli occulti, quindi pareti illusorie. Forse devo star fermo qui. Fatemi rileggere un attimo la busta. Se poi eventualmente non riesco, andiamo avanti da un'altra parte. E intravidi un passaggio dietro l'ombra della campana, che è questa la campana. Non vorrei che per aprire il passaggio devo star fermo. Ah, ma non avevo colpito il muro, ragazzi, prima. Busta chiusa, un'altra. E qui, se non erro. Quel vecchio decrepito e nodoso allora alzò lo sguardo da terra e sbottò. Se una volta hai sostato sotto il suo cranio una reliquia scarnificata che ancora scruta ogni cosa con il suo ultimo occhio vivo come un triste ciclope, devi rifarlo altre due volte. Ecco, questo non è per niente chiaro. Se quella prima era chiara, questa non mi viene in mente. No, potrei eventualmente utilizzare. Allora, utilizziamo Mirabras del ritorno al porto. No, ho sbagliato. Datemi un secondo, ragazzi, faccio una roba al volo, vado a vedere in internet per proseguire un attimo sta quest. Perdonatemi che mi sono fermato un secondo. Almeno facciamo veloce. Ah, già. Ora ho capito come prendere. Ecco, non è per niente intuibile, ragazzi, però a me non piace quando mettono queste missioni poco intuibili. Vedete cosa dice? Se una volta hai sostato sotto il suo cranio una reliquia scarnificata che ancora scruta ogni cosa con il suo ultimo occhio vivo come un triste ciclope, devi rifarlo altre due volte. Ma è molto vaga come spiegazione, cioè sostanzialmente bisogna andare di qua dove c'è l'insegna di un cranio e fare avanti e indietro tre volte fino a ottenere la prossima busta. Cioè questa roba senza una guida è praticamente impossibile arrivarci da soli, perché chi è che ci fa caso, dai, proprio a quel teschio lì? Dovrei essere così, uno...
busta chiusa, vedete? Cioè, è una roba veramente. La mia redenzione, il mio perdono è tutto inutile. Questo pellegrinaggio senza fine non ha più nessuna importanza. I sacrifici, le preghiere, le suppliche non valgono nulla. Ora capisco, il miracolo non mi ascolterà mai, perché io non sono niente. Se non posso ottenere il perdono, allora mi aspetta solo la morte, quella che giace in fondo a questo imponente dirupo. La maledizione terminerà presto, perché nulla del mio essere rimarrà. La fresca brezza marina mi consolerà e mi darà la forza per farla finalmente finita. Addio. Ecco, ora, se non sbaglio, ci dobbiamo recare qui al profondo lamento e buttarci giù. La brezza marina è riferita probabilmente al mare di inchiostro. Ah, qua togliamo questo. Quindi andiamo lì, da qua, che tanto siamo qua vicini, e completiamo la quest della busta. Non mi sarebbe mai venuto in mente, ragazzi, di fare avanti e indietro lì sotto il teschio. Me l'ero completamente dimenticato, quindi per far veloce ho utilizzato una guida. Qui dovrebbe essere. E non dobbiamo fare altro che buttarci giù. La maledizione dei senza perdono è stata rimossa. E se non ce l'avete, ragazzi, qui appunto poi sbloccherete il trofeo, c'è il trofeo legato. Se non sbaglio abbiamo anche una ricompensa. Seguiria, ve la devo leggere da qua, ragazzi. Seguiria al ricordo dei tuoi occhi. Ferma il corso del tempo per alcuni secondi. Ecco, può tornarvi utile, però io non la trovo così ottimale. Preferisco Debla delle Luci. So ad esempio che per battere il quello prima del boss finale, che in realtà è il boss più forte del gioco, che poi lo vedremo nel prossimo video, probabilmente, non ve lo assicuro. C'è chi ha usato questa, invece ho usato Debla delle Luci. Ok, fatto questo, mi devo ricordare dove trovo l'ultimo. Per andare qui in alto, vedete, 32 di 33, me ne manca uno. Ma dove sarà? Ah, forse qua, nel dungeon finale, ragazzi, forse. Forse a Piogge Cremisi, quindi direi di recarci lì a questo punto. E manca questa dannata cosa qua anche. Andiamo là. Mi devo teletrasportare qui, ai templi elevati per proseguire. Un pezzo abbastanza difficile, il pezzo finale. Ah, vediamo se si è rotta la pala d'alta, scusate, la. No, non si è ancora rotta, si deve rompere ancora una volta la fanciulla. Allora, e quindi andiamo di qua. Ma che palle, perché mi ha preso il tasto? Ok, ragazzi. Non mi ricordo. Come si apre questa? Ci pensiamo poi, dai. Piogge Cremisi. Tra l'altro qui alla Piogge Cremisi dovrebbe esserci uno. Lì sotto ci doveva essere uno dei venditori ambulanti, quelli che troviamo in giro. Guardate lo sfondo, il cuore.
lo vedete? E lì dentro vedrete alla fine del gioco, non posso dirvi più di questo. Proviamo a deblare le luci. Cioè, avete visto il danno? È devastante. Consuma anche un po' di fervore, però ne vale la pena. Se possiamo recuperare velocemente, comunque con Veredictor. Ancora è vivo. Dai. Ok. Allora, qua. Ah ok, infatti non capivo dove dovevo andare. Di là posso andare? Non ancora, ma poi si potrà andare perché sblocco delle piattaforme, se non erro. Io spero sia qua l'ultimo di pistolottini lì. Quante ne spara? Ah! Pessima mossa. Ok. Merda! Volevo fargli la Perry, ma ho sbagliato la tempistica. Ah. Questi non si capiscono bene. Ok. Perché a volte spariscono una volta, a volte più di una, poi attaccano dopo tot. Ok. Sì, potete anche non stargli a fare il parry e colpirli fin quando non muoiono. Questi qua sono una rottura. Allora, dove vado qua? Non mi ricordo mica. Dove devo andare qua? Lì non posso perché c'è... infatti. Devo andare là sotto. Ok, devo lasciarmi. Doppio salto e scatto. Ma non ci arriverò mai? Sì, magari se lo facciamo bene ci si può arrivare, l'ho fatto male. T'ho fregato stavolta. Ma... bene, ecco, questo non dico che è difficilissimo, però insomma, questo va avanti, dobbiamo evitare poi le cose. Dovete calcolarvi bene i tempi, qua dovete abbassarvi. Stavo cadendo. Ok. Sì, ovviamente ci sono dei pezzi molto più difficili nel primo Blasphemous, ma il primo Blasphemous è più difficile. Ah, mi ero dimenticato questo particolare. Che uscivano un po' di nemici qui. Potete schivare anche attraverso questa, se volete. Adesso utilizzo Debla delle luci. Cioè, guardate i danni, l'ho quasi shottato, eh. È veramente una bomba. E poi appunto con Veredicto recuperate in fretta il fervore e potete riutilizzarla. Cioè, guardate che roba, dai. Potentissimo. No, un'altra volta. Ah, ho sbagliato la periata. Ok, questo ci porta su, ma io posso andare anche a sinistra. Andrei prima di qua. Non mi ricordo come si fa qua, perché questo ci butta di lì. No, 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 no.
Non mi ricordo come si fa. Da di qua, probabilmente. Da là. Da qua, per forza. Esatto. Bene. In pieno, l'ho preso. Speriamo che sia qua quello che mi manca lì, l'ultimo, vedete, appunto, come ho detto prima, 32, 33. Non ne sono certo, io spero di sì. Ah, cazzo. No, qua rischio di morire, però, eh. Devo delle luci assolutamente. Sono un pirla. Posso andare di qua, ma anche in basso a destra. Dove andare prima? Vediamo un attimo di qua. No, qua c'è qualcosa che non mi torna. Lì mi serve una piattaforma che probabilmente devo tirare giù per poter proseguire. Ma l'ho parato, vi giuro, ho parato. Avevo parato. Vabbè. E qui? Qui non... Ah, devo buttarmi giù, ok. No! Devo fare lo scatto. Sto giocando veramente male. Però se mi si girano lì. Merda. Questo è un enorme problema che vediamo di risolvere in fretta, infatti. Con dei belle luci. No. Ok. Non è ancora finita. Questo è un grosso problema. No, ho parato prima. Vedete che non sempre fa i stessi teletrasporti, per quello vi sballa un po'. Non mi ricordo come faccio a... da qua sotto a destra, però... Scusatemi un attimo, fatemi tornare giù un secondino. Ah, che devo ripassare da qua. Ma... vabbè. Ah, ecco, adesso si muove, possiamo proseguire. Ma io voglio tornare sopra. Cioè, devo rifarmela tutta? Cioè, devo ripartire da qua? Tra l'altro qua a destra non siamo andati. Cioè, scusate un attimo, come faccio ad andare qui sotto? Non posso più? Perché non posso salire lì? Cazzo. Ah, però quella pedana la si muove, che pirla, quindi da là si fa. Non è che ci voleva un genio. Che sono un bel pop, un bel pirla. Ok, e qua si prosegue. No, e quindi? No, dobbiamo rifarcelo, perdonatemi. Perdonatemi, ragazzi. Modo vero, ok.
Dobbiamo andare a destra probabilmente, c'era un marchio del martirio. Vediamo un attimo. Ho sbagliato qualcosa. Lì, vedete, non ho abbassato la visuale. Eccolo qui. Perfetto. Dopo qua ci torniamo col teletrasportatore e vediamo perché a destra non sono andato. Non ho più fiale, qua sono abbastanza nella cacca, devo dire. Cioè, con elevata probabilità qua ci rimango tra poco. Ma al massimo ce lo rifacciamo, non è un problema. Dai. Ah, ci mancava questa. Sono fregato. Ok. Potrei sfruttare il Ruego all'alba attivando il potere per ripristinare la vita, ma è comunque rischioso. Ah, erroraccio. Allora, non si vede un cazzo. Qua. Ok. Dai. Mi si attiva? Ah, ok, era già attivata. Vedete, posso sfruttare sta roba per recuperare la vita, ma è molto rischioso. Ah, debla delle luci. Mi sa che ci schiattiamo tra poco. In più ci sono anche le robe lì di sangue che scendono. Questo è un enorme problema. Dai, uccidilo. Ok. Grosso. Gigantesco problema al momento. Ecco perché. Debla delle luci. Ok. Calma, la posso gestire ancora, cioè ce la posso ancora fare se non faccio errori. Ok, debla delle luci. Glielo posso anche risparare, vedete? Boom. Finita. Ottimo. Questo è il teletrasportatore. Cavolo, non sono andato più a sinistra. Questo è il pezzo finale. Qui andiamo verso la fine, ragazzi, di questo meraviglioso titolo, che reputo un capolavoro. Però non lo vediamo oggi, appunto, il finale, anche perché quanto siamo di video? 44 minuti. In teoria manca solo, cioè manca solo il coso lì da prendere, vedete? E poi abbiamo praticamente finito tutto, ragazzi. Manca questa roba qua che non mi ricordo come si prende. Ma potrei avanzare del tempo per provare ad andare a vedere se riusciamo effettivamente a farlo in questo video. Andiamo prima sotto. Vabbè, evitiamo qua. Con nonchalance proprio. No, andate via dalla mia vista. Come faccio, mo? Dai, sparisci. Però così me ne è vigliaccata. Mi hanno attaccato insieme. Cioè, subito dopo. Là devo andare. Da qua. Ok. Di qua. Ok.
5.000 lacrime di redenzione. Allora, tanto qui poi mi posso teletrasportare. Facciamo Mirabras del ritorno al porto un attimo, per velocizzare le cose. Allora, veloce. Qui, perché non sono andato a destra? Perché sono un pirla. Non l'avevo visto sto passaggio. Ok, questo ci porta su. Ah, 5.000 lacrime di redenzione. Ops. Il 99% ragazzi la mappa, per il 100% penso manchi questo e anche appunto questo qui, il passaggio qui a destra. A questo punto torniamo all'inginocchiatoio, vediamo se facciamo in tempo, non credo ma ci provo, voglio provare a vedere quello lì. Ovviamente i nemici li evito. Sono un coglione. Non mi ricordo come si fa. Non è che devo girare la roba. Fatemi vedere un secondino una cosa. E mi porta qua. Da qua devo andare a sinistra, scendere, andare di qua e andare qui. Ok. Un'altra volta, grazie. Ma giusto? Sì. No. Non è affatto giusto, devo scendere e andare a destra. Da di là. Ma non posso scendere da qua, sono un pirla. Perdonatemi, mi sono un attimo incasinato, scusatemi. Devo usare le robe per andare qua. Perché qui non c'è... Cioè, dovrei usare l'inginocchiatoio qua, a dire il vero. Facciamo così, va, rifacciamo. Di qua dovevo andare. Magari usiamo la roba giusta, magari, ecco, lo sapevo.
Tutto dritto e poi si scende in teoria, ma c'è qualcosa che non quadra qui. Giusto per... Ma vaffanculo, sei ma pure ributtato di là. Però siamo appunto a capo. Che pirla, forse ho capito. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente è quella. Cioè, quella piattaforma, se rimane, c'è un po' di stoppirla. Non so se utilizzo il teletrasportatore, poi se la piattaforma rimane lì. Cioè, perché vedete, io devo metterla qua, di modo che l'onda d'urto... Il problema è che adesso non posso salire lì. Vorrei capire... Cioè, mi devo fare il giro praticamente, posso rifarmi il giro. E no, perché se vado qua però vado da un'altra parte. Vabbè, vediamo dove ci porta. Io quasi quasi... Cioè non so se uso mille la brasa di ritorno al porto e torno qua. Mi rimane così la pedana. Quello discorso. Cioè qua dovrei scendere. E no, qua non posso passare perché è tutto chiuso, vedete? Sentite, proviamoci. Vediamo se funziona, mi auguro di sì. Ma non penso. Tentare non nuoce. Quindi qua. Mi sa che bisogna farlo senza il teletrasporto. Si annulla la pedana, almeno credo, vediamo. Non mi ricordo come avevo fatto la mia blinding, ma infatti era una delle cose su cui mi ero incasinato di più. Dai! Mamma che palle! Vediamo se così va bene. Speriamo, ragazzi. Vediamo di non fare lo stesso errore di prima. Ci spero. Sì! Bacio fervente e dovrebbe essere l'ultimo. Andiamo subito a darglielo. Resta il mistero però di capire dov'è l'ultimo pistolottino per poter arrivare fino qua in alto. E se non sbaglio mi manca anche un seme di cera. Ci siamo quasi comunque, abbiamo quasi fatto tutto, eh. Qui a destra non sono stato. Vedete che a volte di controllare la mappa serve. Qua il tesoro lo possiamo togliere e sono le sgoccioli. Oh, parishioner, brimming in faith and adoration for my divinity. Your fervor already overfloweth. È completato ora il fervore, al You may massimo. go in the knowledge that here, before my sweet blessing,
you shall receive all my protection. Questo poi dovrebbe andare via e non mi ricordo dove si prende la chiave della prequella. Forse qua. Non me lo ricordo. Allora, io chiuderei qui il video, ragazzi. Per il prossimo mi organizzo, eventualmente vedo anche di capire dov'è l'ultimo che mi manca per poter andare qui. Non ve lo assicuro, ma il prossimo video, se faccio tutto correttamente e mi organizzo bene, potrebbe essere il video conclusivo della serie di Blasphemous 2. Però mi devo andare a vedere le cosette che mi mancano un attimo. La chiave per andare qua in teoria dovrebbe essere qui, non ne sono certo. Perfetto, io direi che per oggi ci possiamo fermare. Bene, spero che questo video di Blasphemous 2 vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Bella lì.